Amici della Yortuni, un buongiorno. Siamo sempre qui, sabato 2 ottobre 2010, alla seconda edizione di Ruota Mania. Io sono qui, finalmente, ad intervistare il presidente dell'ente Feralignano, ovvero l'ente che ha contribuito, che ha organizzato questa manifestazione. Danila, buongiorno. Buongiorno. Allora, Danila, raccontaci un po' come sta andando questa manifestazione, quali sono un po', diciamo, le tue impressioni, che cosa pensi, se abbiamo, cioè, tra l'altro durante questo programma abbiamo intervistato numerosi club che avete chiamato tutti quanti voi. Certo, abbiamo chiamato 19 club e associazioni che insomma hanno esposto i loro prodotti e le loro passioni per le ruote. E il tempo non è stato clemente e oggi avremo una concentrazione di eventi, poi perché la settimana scorsa, a causa del maltempo, sono stati rimandati. Infatti appunto, se riuscite a sentire, come sottofondo ci sono i ragazzi che appunto stanno facendo drift, come ci avevano prima spiegato che avrebbero fatto. E tra un po' partiranno i ragazzi con le moto che faranno il test drive, e sempre in giornata ci sarà anche praticamente le biciclette che faranno la loro sì, il trial bike. Esattamente. Ok, allora, quindi la seconda edizione, ma raccontiamo un po' come nasce Ruota Mania, Danila, raccontami un po' quella che è la storia. Cioè, diciamo come nasce innanzitutto l'ente Feralignano. Nasce con l'obiettivo di destagionalizzare, quindi portare indotto nei luoghi turistici quando non c'è appunto movimento di gente. Esatto, da qui è nata Barca Mania, che appunto preannuncio la quarta edizione, che sarà il 26, il 27, il 28 marzo, l'1, il 2, il 3 aprile, quindi avremo tutto quello che riguarda le barche. E l'anno scorso, proprio su richiesta di alcune persone del posto, ho detto: ma perché non fai quella delle ruote? E così è nato il discorso Ruota Mania, sì. Quindi auto, moto, bici, dall'epoca al moderno. Infatti abbiamo al Palapineta anche la possibilità di... Il museo, certo. Esatto, che tra l'altro è stato organizzato dal Tony, che abbiamo intervistato prima, che ci ha già raccontato tutta la storia. Esatto, sì, ha fatto un monologo su tutta la storia della mostra dei motori. Ok, e invece vogliamo dire ancora qualcosa? Io ho parlato prima anche che c'è una lotteria di beneficenza. Quello è molto importante appunto sottolineare. C'è questa lotteria di beneficenza che abbiamo pensato di organizzare, perché non avendo reperito risorse come gli anni precedenti e quindi dato in beneficenza all'associazione Onlus Un'onda un sorriso parte del ricavato, quest'anno abbiamo pensato di fare questa lotteria di beneficenza, dove con 2 euro prendi un biglietto e hai la possibilità appunto di vincere uno scooter della Piaggio, delle biciclette della Gemmati o Bandizio, dei soggiorni a Lignano, insomma diversi premi importanti. Tra l'altro c'è anche un trattamento in spa, sì. Esatto, un viaggio su un ultraleggero. Sì. Quindi domani alle 19.30 ci sarà l'estrazione, che appunto a causa del brutto tempo è stata prorogata a domani, e quindi sensibilizziamo un po' tutti i partecipanti ad acquistare almeno un biglietto della lotteria. Diciamo, la giornata insomma sta schiarendo, perché stamattina era veramente freddo, adesso sta arrivando un sole quasi ciccante, perciò io quello che auguro è che sia una bella giornata così anche domani. Danila, vuoi dire ancora qualcosa? No, vi ringrazio, okay. Grazie della collaborazione e speriamo domani in un bel tempo. Infatti ragazzi, io vi do un momento tra qualche secondo con la prossima intervista. Ringrazio Danila. Prego. E ci vediamo più tardi con la prossima intervista. A tra Grazie. Poco.